Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vi voglio presentare il mio nuovo corso di Excel base che vi spiegherò in modo facile e pratico per essere subito operativi. Excel è un programma della Microsoft che va installato sul proprio computer e ha l'icona verde con una X all'interno. Io utilizzerò la versione 2016, ma anche se avete versioni più recenti o versioni più vecchie, gli strumenti sono analoghi. Se non avete l'icona sul desktop e avete l'Office installato, potete accedere al programma facendo clic sul pulsantino Start di Windows sulla barra delle applicazioni in basso a sinistra e cercare tra i programmi Excel. Faccio clic e il programma si apre. Da questa schermata posso utilizzare uno dei modelli che mi mette a disposizione il programma, oppure cartella di lavoro vuota. Noi andremo a scegliere la cartella vuota, per cui facciamo un clic e il programma si apre. Generalmente, per chi ha il primo impatto con questo programma, tende un attimino a spaventarsi. Tutto sta nel cominciare. Seguitemi e vi renderete conto come sia semplice utilizzare gli strumenti e le funzionalità del programma. La prima cosa che vi voglio mostrare è l'ambiente di lavoro. Vediamo subito tante cellette che sono costituite da colonne e righe. Abbiamo le colonne etichettate con le lettere dell'alfabeto e le righe numerate. Per questa versione di Excel abbiamo circa 16.000 colonne e circa 1 milione di righe. Se mi sposto qui in basso, ho la barra di scorrimento orizzontale. Facendo clic sulla freccetta verso destra, quando terminano le lettere dell'alfabeto, le colonne vengono etichettate con una doppia lettera. Andando ancora più avanti, quando finiscono tutte le combinazioni con due lettere, inizia l'utilizzo di tre lettere, fino a coprire tutte le colonne. La numerazione delle etichette delle righe, invece, va da 1 fino a oltre 1 milione. Nella parte superiore abbiamo delle schede in cui sono presenti tutti gli strumenti per poter lavorare con Excel, che vedremo man mano nel corso passo dopo passo. Tra gli strumenti importanti di Excel abbiamo questa riga dove c'è scritto A1, poi ci sono gli strumenti, c'è una FX in cui vediamo tutto ciò che digitiamo all'interno delle celle selezionate. Questa si chiama barra della formula. Nella casella dove c'è A1 si chiama casella nome. Inizialmente, prima di essere salvato, un file di Excel si chiama cartel1. È stato chiamato cartella perché un file di Excel può contenere più fogli di lavoro. Infatti, qui in basso abbiamo foglio 1. Possiamo aggiungere anche altri fogli di lavoro facendo clic su questo segnetto più a destra. Se faccio clic, vedete? Abbiamo creato un foglio 2. Qui in basso abbiamo la barra di stato in cui vediamo lo stato del nostro documento, mentre in basso a destra abbiamo lo zoom per poter zoomare il foglio e magari ingrandire o rimpicciolire la nostra area di lavoro. Facciamo un ingrandimento con il segnetto più qui a destra in basso. Quindi ho cliccato 6 volte, da 100% siamo passati al 160%. Come vedete, le celle le vediamo più ingrandite. Quando lavoriamo all'interno di un foglio di lavoro, dobbiamo stare attenti al foglio selezionato. Quindi io scelgo di lavorare su foglio 1 o 2. In questo caso abbiamo selezionato il foglio 2. Se voglio lavorare sul foglio 1, faccio clic su foglio 1 e vado ulteriormente a zoomare per ingrandirlo. Un'altra cosa, se vogliamo iniziare a lavorare dalla prima cella, vedete che prima ci siamo spostati con la barra di scorrimento, quindi ci troviamo sulla lettera P. Per spostarci sulla lettera A bisogna prendere la barra di scorrimento con il tasto sinistro del mouse qui in basso a destra e trascinare verso sinistra per raggiungere la prima cella. Quindi possiamo cliccare all'interno della prima cella. Se faccio clic all'interno del foglio delle celle, la cella selezionata viene bordata con uno spessore più evidenziato. Ciò significa che questa cella è attiva, quindi siamo pronti per inserire dei dati. Prima di capire cosa possiamo fare con Excel, dobbiamo imparare ovviamente a gestire queste celle e i fogli di lavoro. Vediamo subito come reagisce Excel quando
quando vado a inserire un dato all'interno di una cella selezionata. Prima però dobbiamo capire la cella selezionata come si chiama, perché tutte le celle hanno un nome. Esse sono individuate da una coppia colonna-riga. Come possiamo vedere qui nella casella nome, abbiamo D2, significa che questa cella è la cella che ha colonna D e riga 2 e si chiama D2. Si mette prima l'etichetta di colonna e poi quello di riga, quindi si indica con D2. Se vado a fare clic da qualche altra parte, ad esempio qui, ho C4 e lo posso vedere anche dalla casella nome. Se mi voglio spostare, ad esempio, in F5, posso cliccare sulla cella F5 oppure posso anche digitare all'interno della casella nome la lettera F e il numero 5 e premere invio da tastiera. Ed ecco che la selezione si sposta in F5. Vediamo come si comporta Excel quando inseriamo dei dati all'interno delle celle. Ad esempio, voglio partire dalla cella A1. Faccio clic e digito un nome. Ad esempio, Pippo. Vedete che nel momento in cui ho iniziato a digitare, il cursore è iniziato a lampeggiare all'interno della cella selezionata. E poi vedo ciò che sto scrivendo anche nella barra della formula, qui in FX. Questo è lo stato di editing, cioè lo stato in cui stiamo digitando all'interno di una casella. Per poter confermare ciò che ho digitato, quando ho finito ovviamente, posso premere invio da tastiera oppure questo simbolo qui a fianco alla barra della formula che si chiama invio. Faccio clic e vedete che il cursore non lampeggia più all'interno della cella perché abbiamo confermato l'inserimento. Ora, se voglio modificare il testo all'interno di questa cella dove ho scritto Pippo, devo fare un doppio clic su di essa. Il cursore inizia nuovamente a lampeggiare. Mi sposto con le freccette della tastiera davanti alla prima P, cancello la P, metto la maiuscola e premo invio da tastiera stavolta. Vedete che l'invio da tastiera mi porta alla selezione alla cella della riga successiva, mentre l'invio fatto con questo pulsantino a fianco alla barra della formula mi lasciava la selezione sulla cella in cui stavo effettuando l'inserimento. Se ora voglio ancora digitare in A1 e faccio un solo clic, vedete che non si attiva la modalità di editing, cioè non vediamo il cursore che lampeggia all'interno della cella. Se digito in questo modo, facciamo subito un esempio, Pluto, vedete che quello che c'era prima va via, viene sovrascritto dal nuovo testo che sto inserendo. Per cui faccio nuovamente invio. E Pippo non c'è più, ho inserito un nuovo nome, Pluto. È importante imparare bene l'utilizzo di questi strumenti iniziali per non avere dei problemi quando faremo dei lavori concreti. Se mi sposto con il mouse tra una colonna e l'altra, tra le etichette, le lettere che rappresentano il nome della colonna, il cursore del mouse prende la forma di due freccette contrapposte. Se tengo premuto il tasto sinistro del mouse, posso allargare o stringere una colonna. In questo caso sto modificando la colonna A. Lascio nel punto desiderato e ho allargato la colonna A. Voglio allargare ad esempio anche la colonna C, quindi mi sposto tra la C e la D, tengo premuto e mi sposto verso destra e tutta la colonna C si allarga. Questo lo posso fare anche tra le righe, vedete? Proviamo a inserire qualche altro dato all'interno di un'altra cella. Ad esempio in C1 voglio digitare questa volta un numero. 75. Premo invio e vedete che il numero va a finire nella parte destra della cella e non a sinistra come il testo. Excel riesce a riconoscere i tipi di dati, quindi se digitiamo un testo viene messo a sinistra, se digitiamo un numero viene messo a destra, per cui mette automaticamente i numeri in colonna. Proviamo in C2, mettiamo 125 ad esempio, invio e i due numeri risultano in colonna.